Sindaco, colleghi, ringrazio il capogruppo del Fiume che mi permette di fare questa dichiarazione per il gruppo, anche perché c'è un discorso ospedale, quindi lo leggo subito dall'agenda. Caro Dal Massa, gli atti sono atti e a norma di legge l'accordo di programma, tutte le riunioni intorno al programma verbalizzate fanno accordo di programma e quindi sono parte integrante di quell'accordo. In quell'accordo questa amministrazione, a prescindere da chi la guidava, questa dichiarazione a loro io, ha messo a verbale che per l'area dell'attuale ospedale non vi sarà alcuna variante urbanistica. Fino ad oggi è così, non so se questa amministrazione in questi 10 mesi, non mi dà di sapere, non so chi è stato nel proprio programma, se abbia preso diverse intenzioni. Per quanto riguarda il gruppo consigliare del Fiume, non è disponibile, la sindaco, la giunta, i consiglieri, a tutti, non è disponibile a votare alcuna variante urbanistica che si può dare. Punto. E su questo chiudo la vicenda ospedale. La discussione su Verano è stata una discussione molto interessante, molto particolare e ha evidenziato con grandi contributi due modalità, due visioni che sono state esplicitate in quest'aula. Una più ragionalistica, ma altrettanto, anche se ragionalistica, piena di contenuti, perché parlando di capitoli, di spese, eccetera, comunque si entra nel merito del problema. L'altra più politica, esplicitata dalle opposizioni di centro-sinistra, che hanno svolto con modalità diverse comunque tutta una serie di, tra virgolette, considerazioni e provocazioni che non possono in alcun modo essere lasciate cadere da quest'Aula in particolare, ma dall'amministrazione in generale. Noi siamo convinti che la vera sfida dei prossimi mesi, dei prossimi 8 mesi, ed è una sfida che è comune a tutto il sistema degli enti locali, a tutto il sistema locale, sia solo ed esclusivamente quello della riqualificazione della spesa. Non ci sono scorciatoie. La riqualificazione della spesa è il tema per casa che vale per tutti. Lo vale oggi più che mai, oggi più che mai. E quando parlo di riqualificazione della spesa, parlo in generale, quindi, della rivisitazione di tutto quello che è la vita della nostra città. Succederà qui, come succederà con le nostre, come succederà a Trieste. I dati dei decimi, giusto per dare dei numeri, i dati dei decimi 2007, 2009, 2011, cadendo dei bienni, il 2007 i decimi erano 483 milioni di euro, il 2009 erano 542 milioni di euro, il 2011 sono stati 451 milioni di euro, 2012, 2013, vedremo, ma non sembra che il gettito possa in qualche modo distaccarsi molto da questi 451. È evidente quindi che la riqualificazione della spesa, quindi a me non interessa il taglio, non entro in questa, è un problema vostro, ma la riqualificazione della spesa diventa il momento in assoluto più importante di questa amministrazione. E una riqualificazione della spesa passa attraverso le politiche, ovviamente, passa attraverso la politica. E quindi quello che d'ora in poi, una volta messo in sicurezza il bilancio per il 2012, per il 2012 come bene è stato fatto, d'ora in poi la modalità con cui quest'Aula deve in qualche modo affrontare quello che ci verrà da voi proposto è quello di perseguire politiche che vadano in questa direzione. In questo dibattito così lungo, oggi, sono state fatte tutta una serie di affermazioni da diversi gruppi di opposizione e di maggioranza che portano a dire che ci sono alcuni passaggi che sono dei passaggi che obbligatoriamente dovremmo fare assieme. Obbligatoriamente. Che non significa che uno fa un ragionamento
assieme senza dimenticare che una maggioranza è un'opposizione. Questo è evidente. Sarà a voi come amministrazione e a noi come maggioranza proporre e alle opposizioni discutere e confrontarci sulle nostre proposte. Ma inevitabilmente questi passaggi dovranno essere condivisi. E quindi su questa sostenibilità finanziaria del sistema, che passa attraverso l'utilizzazione politica di tutta una serie di attività, noi andremo nei prossimi mesi a misurare la forza di queste nostre idee. Abbiamo alcune certezze, ovviamente. Una di queste certezze è data proprio dalla bontà di questo bilancio. Perché senza aver messo in sicurezza questo bilancio, non avremmo sicuramente potuto permetterci di ragionare dopo poi sulla liquidità della spesa. Avremmo potuto sicuramente passare a contare in modo diverso il bilancio, ma noi lo abbiamo deciso, la maggioranza, abbiamo deciso questa strada e non altre strade. Giustamente potrebbe l'opposizione potrà dar conto di che vuole, noi abbiamo deciso di andare verso questa strada. Per quanto riguarda questo tempo.
siamo, l'ha già detto il sindaco, sugli ambiti distretti, lo fa proprio il padre dell'amministrazione, siamo assolutamente convinti di questo. E sull'organizzazione del comune e del recupero d'efficienza è ovvio che rientra esattamente nel discorso della riqualificazione della spesa, lì è con quell'ottica. Vorrei aprire e chiudere velocemente la parentesi, ma il tempo è quasi passato, e no, perché c'era prima un altro ragionamento, perché non abbiamo potuto parlare prima e ha chiuso la discussione. E per quanto riguarda il discorso della spesa e del personale, questo comune già nella precedente tornata e in tutti gli anni passati, per quanto riguarda la partita del comparto unico, è stato l'unico comune che ha si è espresso in maniera contraria e addirittura sulla partita dei dirigenti ha dato un parere negativo, formalmente unico comune negativo. Quindi su una riqualificazione, su una ridiscussione seria di questa materia, va assolutamente fatta, siamo convinti. Dopodiché siamo convinti che questa è stata una raccomandazione, che non sia un ordine del giorno da votare. Questa è una raccomandazione all'amministrazione di aprire un tavolo, secondo noi, per cui non voteremo a favore di questo ordine del giorno, perché riteniamo sia una materia da raccomandare e da permettere. Per quanto riguarda l'ordine del giorno per l'applicazione, sugli altri ordini del giorno voteremo in modo contrario, mentre per quello dell'amministrazione ovviamente a favore. Ringrazio infine tutto il personale tecnico del comune che ha fatto un lavoro straordinario in momenti di difficoltà così difficili.